vai a cercare nei diversi punti dove gli archi raggi laser si incontrano. Lo cerchi nel primo, e lo cerchi nel secondo, e lo trovi lì, lo cerchi nel terzo, e lo trovi lì. Alla fine, nell'esperimento si dice: noi sperimentatori, in qualche modo, interagiamo con il sistema e creiamo noi l'evento. Cioè, dove andiamo a cercarlo? C'è. Perché noi, in qualche modo, nell'istante in cui lo stiamo cercando in quel punto, lo creiamo in quel punto. Dice così. Non è così. È che l'atomo di Bohr è dappertutto, contemporaneamente. E solo quando te ci ficchi un dito dentro, lì c'è una cosa che si chiama ammazzamento del pacchetto d'onda, lì ne prendi consapevolezza, lì lo vedi, ma non perché sia lì, perché è lì solo quando tu hai detto devi essere qui, perché prima è dappertutto. Questo è quello che dice anche l'esperimento del gatto di Schrödinger. Cioè, la fisica ce l'ha con i gatti, no? Sai, dove il gatto di Schrödinger è uno di Schrödinger che dovrebbe la fisica, prende un gatto e lo mette nel frigorifero con una ciotolina di veleno. Il gatto berrà il veleno o no? Quando io riaprirò il frigorifero, lo troverò vivo o morto? L'unico modo per saperlo è aprire il frigorifero. Lui che cosa vuol dire? Che io devo interagire con il fenomeno, perché nell'istante in cui interagisco, creo l'evento. Cioè, quello che sta succedendo ora, noi lo stiamo creando istante per istante. Questo è già qualcosa di incredibile. Arriva 2 anni fa un altro signore che si chiama Alan Aspect, premio Nobel per la fisica, e dopo 15 anni, 30 anni di lavoro, finalmente gli danno il premio Nobel, perché lui cosa dice? Dice: l'universo è non locale. Che cosa vuol dire? L'universo non locale vuol dire che non esiste né lo spazio, né l'energia, né il tempo. Come non esiste il tempo? Io, se apro l'album delle fotografie, io no, ma la femmina lo fa. È il mio passato, cazzo, ci sono le fotografie, è innegabile questo, no? Perché lo fa la femmina? Perché la femmina vive il tempo in un modo completamente diverso dal maschio. E questo è fondamentale, perché la parte animica e la parte spirituale sono costruiti con vettori e tensori completamente differenti. La parte animica, infatti, nella ricostruzione che noi avevamo fatto prima di Alan Aspect, non aveva l'asse del tempo, cioè vede tutti gli eventi come se fossero un unico evento. Invece la parte spirituale vede tutto lo spazio come se fosse un unico spazio, cioè è il maschio che segna il territorio, il leone pisciando dappertutto, il maschio mettendo la macchina in doppia fila fottendosi. Però il problema è identico, è un problema spaziale. La femmina mette la macchina in doppia fila solo perché non pensa che di lì a poco, nel tempo, ci deve passare l'autobus. Il problema è lo stesso, però ci sono questi due rapporti completamente visivamente diversi, perché è la stessa cosa. Cioè, E questa è la bellezza di questa chiave di lettura. Leggo questo lavoro scientifico ripubblicato nel 2024 a Nature, che dice: abbiamo fatto questo esempio, quindi